Francesco De Angelis, chi meglio di lei può commentarci questo campo di regata? Beh, è un posto molto bello che spero possa offrire le condizioni migliori e più variate agli equipaggi, in maniera che ogni giorno si possa essere una giornata diversa a interpretare tecnicamente. È un posto, un anfiteatro naturale, il pubblico è molto vicino alle barche e poi quello che c'è di bello è che si può navigare tutto l'anno, per cui sarebbe bello, diciamo, sfruttarlo per altri eventi, continuando sull'abbrivio di questo. Qual è il tuo giudizio sui team che si daranno battaglia? Ma io non è che voglio dare giudizi, sono alcuni team che stanno, insomma, sono su questa barca da molto tempo, quindi sono quelli più allenati, preparati, che diciamo sono i favoriti, altri team che sono qui per la prima volta, che però se imbroccano la settimana buona possono far bene in classifica. Chi ha seguito le prove ha parlato di Luna Rossa molto preparata, molto agguerrita, quasi vincente. Eh beh, si sono allenati, è una lunga storia di lavoro prima, poi come sempre bisogna fare le regate, quindi vediamo chi va bene. Grazie. Scusa, scusa.